Noi oggi riuniamo tutti i disoccupati della Sicilia, proviamo comunque a costituire un grandissimo comitato dei disoccupati edili, perché è il settore che sta subendo il più grave contraccolpo da 4 anni a questa parte in termini di occupazione. Le immagini che su 95.000 disoccupati siciliani, 52.000 sono soltanto edili. Quindi abbiamo bisogno di trovare una strategia che cerchi di dare delle risposte ai bisogni che questi disoccupati manifestano. Io dico che il primo bisogno ovviamente è quello del lavoro, perché il lavoro è dignità, come in qualche modo ci ha dato dimostrazione il nostro compagno Beppe Bulgarella, che si è suicidato perché non trovava lavoro. Ecco, noi dobbiamo trovare lavoro anche in sua memoria, soprattutto incalzando tutte le amministrazioni pubbliche a partire dal livello più alto. Io penso alla regione siciliana, che può investire per infrastrutture più di 1 miliardo di euro, sono soldi presi dalle risorse europee, e poi abbiamo tutta una serie di comuni che non possono avviare i lavori pena lo sforamento del patto di stabilità. Una volta, quando ci mettevamo nelle piazze a cercare di fare per cambiare le situazioni attuali che c'erano, io voglio solo illustrarvi, anche se qualcuno già l'avrà visto fuori, c'è una mostra di tutto quello che abbiamo fatto noi a Termini Imerese. Siccome, ripeto, da quell'iniziativa sono partite diverse iniziative mirate a risolvere i problemi del lavoro. Grazie a tutti per essere qua. Organizzare questa prima assemblea dei comitati per il lavoro edile, così li abbiamo chiamati, è stata una scommessa. Quindi il dovere di ringraziarvi tutti uno per uno, soprattutto i compagni, se permettete, che sono venuti da più lontano. Penso ai compagni di Siracusa, compagni di Trapani, compagni di Enna, quindi lavoratori edili, disoccupati, che in questo momento vivono la stessa identica condizione di tutti quelli che sono qui dentro. E il ringraziamento speciale l'ha fatto Antonio Giardino, voglio fare pure io, a Giovanni Bulgarella, che è un compagno della CGIL, un sindacalista, fratello di Peppe Bulgarella, sindacalista e operaio edile, che ha avuto, io dico, il coraggio di denunciare con quel gesto non solo la sua condizione, ma la condizione di tanti lavoratori, io dico di troppi lavoratori edili. Perché mettere assieme i lavoratori disoccupati? Qual è il senso dell'iniziativa e cosa vogliamo fare? Siamo partiti dalla convinzione che il lavoratore edile oggi è un lavoratore che sta solo, è in solitudine. L'assenza delle istituzioni mi spiace. Io ringrazio Rodò, che è qui e che ci dà l'esempio. Le azioni si fanno non in modo piramidale, ma in modo orizzontale, coinvolgendo la base, coinvolgendo chi non ha niente. E da quelle cose nascono le belle cose, perché goccia su goccia si costruisce. Ora voglio dare alcuni esempi di come si può creare lavoro e come si può dare spazio a tanti di poter essere inseriti. E prego a chi di competenza di prendere nota, perché sono delle cose che possono dare veramente un bilancio alla crisi occupazionale. Parto con il primo. Abbiamo enti di formazione che fanno formazione varia e che poi alla fine in piccola parte serve a qualcosa, ma in gran parte serve semplicemente a dare stipendi e che non creano grandi. Abbiamo la testa edile che fa la formazione degli edili, però si ferma lì, che imparano i vari mestieri della classe edilizia, però non producono alla fine una cosa che può essere restituita ai cittadini. Produce la qualifica, ma non produce un bene che può essere poi voluto dai cittadini. Passo a questa proposta, così vediamo se si può realizzare in tempi brevissimi. Il sindaco Contrafatto già la sa, perché l'ho portato a conoscenza in una lettera che ho fatto e che ho qua, e che qualche cosa del contenuto la c'è.
La formazione va fatta con la professionalizzazione delle persone che ci vanno, per acquisire delle qualifiche come fa la Cassa Etere. Però io la propongo in modo differente. Abbiamo tanti edifici delle amministrazioni comunali, regionali, che sono in disuso, dismessi, che hanno bisogno di essere recuperati. Figure per dargli un sostegno, per dargli un aiuto. Questa è la mia proposta. Fare non un cantiere, ma fare la formazione professionalizzante attraverso il recupero di tutti gli immobili che ci sono, e ce ne sono tantissimi in Sicilia e in tutti i comuni. Quindi se ogni comune fa un paio di progetti di questi, vi immaginate quante persone andranno a lavorare? Questi progetti sono stati fatti qua a Palermo. Io nella mia comunità, che quando avevo l'impresa, ero a Termini Imerese, segretario della sezione CNA, Confederazione Nazionale del Denaro, l'abbiamo fatto questi progetti sulla mia spinta, e la sezione provinciale è fatta a Palermo. Ne posso segnalare una, tira un volo vicino alla bocchiera della Perla, era dismesso, è stato recuperato con questa forma, però poi non c'è stato che segno.